Il Partito di Rifondazione Comunista chiede che i soldi per la ricostruzione post-sisma vengano esclusivamente spesi per i terremotati. L'invito è quello di evitare sprechi e agire per il bene di tutti in totale trasparenza amministrativa. Pochi giorni fa il Consiglio dei Ministri ha avviato la proroga di altri 12 mesi per lo stato di emergenza dichiarato dopo gli eventi sismici che hanno colpito i comuni del Basso Molise nell'agosto del 2018. In queste ore invece a farsi sentire su una questione analoga è il Partito di Rifondazione Comunista, che chiede che i soldi per la ricostruzione post-sisma vengano utilizzati per i terremotati senza evitare ulteriori sprechi. Sono trascorsi 20 mesi dal terremoto del 16 agosto del 2018 che colpì alcuni comuni del Basso Molise, in particolar modo Montecilfone, Guglionesi e Palata. Al momento, tuttavia, la grande ricostruzione non è ancora partita e per tale motivo il segretario del PRC Pasquale Sisto si fa sentire chiedendo, in caso in cui i fondi giungessero presto a destinazione, che si faccia buon uso di questi ultimi, ribadendo anche alcuni punti per la salvaguardia degli stabili messi a dura prova dagli eventi. Al centro dell'attenzione, per esempio, vi è ancora la vicenda di un palazzo di 5 piani di Guglionesi. Riguardo la situazione generale, Sisto afferma che ora più che mai sia necessaria per la messa in sicurezza di abitazioni come quello citato, un'attività amministrativa trasparente in modo da salvaguardare stabili colpiti da eventi sismici e la perdita di risorse utili alla rivalutazione urbana dei luoghi più colpiti.